rimanerci bisogna fare il regalo. Dai, Io no, ti la posso blocco. pensare. No, tu devi parlare con lei. Che lei fa il regalo al cuoco, al bidello, al Certo, parrucchiere. il cuoco dà da mangiare a Quello mia è come fine figlia. volo. Se c'è il Io a carabiniere. fine volo, capito? È uguale. Se c'è il carabiniere che passa lì davanti la mattina e dice, lei è il carabiniere che passa tutte le mattine, non Io gli va di faccio. fare. Ed eccoci pronti per una nuova puntata su A voi chi vuole vi sembra essere normale? Cioè, a voi vi sembra una credibile, una che fa così come lei? migliore. Perché Dai, io. vabbè. Lei ancora non ha capito qual Ma è il lei che. programma. Il No, non ho programma è ancora un capito. programma, Va bene, comunque, sai. il nuovo episodio questa settimana. Episodio. Episodio, che Visto palle, pure Fioretta te, già come ha detto, Fioretta ci sei messa con episodio. l'addizione, ma pure. Episodio. Episodio, Va un bene, nuovo episodio e comunque. oggi abbiamo un ospite speciale, un'amica, una bellissima donna, una grande Stupenda. attrice. Vabbè, non vi svelo, poi vi dico tutto il resto dopo. Chi è? Okay. Dillo tu, dai, Dai, insieme. insieme. Fanny Cadeo! Ma tanto ci sarà la musica, ci sarà. Vai, Certo. mettiti Vai, mi comoda. metto comoda. Noi siamo Ah, devo mettere amiche, le quindi scarpe, dopo faccio sarà proprio vedere. Sì, metti le scarpe e te una vedi. chiacchierata tra amiche, che è un po' che non Esatto, ci vediamo. perché prima, Cavolo. a meno male, a scuola, prima col lavoro, poi a scuola. Brava, brava, ci Ecco. si vedeva più Cioè, spesso. devi stare un po' No, così. trova la. Ecco, col Trova la cuscino. tua Oppure posizione. Guarda, qua ti devi mettere. stai col culo pizzo. Oppure ti metti a Col culo a pizzo pizzo. così. Allora, un po', dai. Allora, Dai, ci Fanny. sta, perché Allora. pizza bianca un po' a pizzo. Esatto. Vabbè, Era battuta, dai. lasciala Ok, fare. non Dai. io, guarda, io lei ha la libertà completa, perché dopo un po' diventa. Scusa, è solo che noi prima avevamo un altro cane. È Ecco. morto. Non è E vero! Non è vero che è No, no, morto! scherzo, non è Non è morto. vero, non è morto. Conan. Facciamo un giorno per uno No, perché sennò faccio. si offendono. Questa è È nuova la prima arrivata. arrivata, quindi È sei proprio la prima carina. puntata È anche proprio carina. di Mia, si chiama. No, che è mia il nome Va sua. bene. E Vogliamo niente, fare però poi io parlare del prendono cane? C'è sempre questi Fanny cani comunque. puzzolenti che. No, ma io pure Vabbè. ne ho, ne ho ancora Puzzolenti. uno, ne ho ancora uno e ne Benissimo. avevamo tre, piano piano, giustamente per età, ecco. Allora, Fanny, Fanny, sì, allora. che bello, finalmente siamo qua. Ci possiamo fare una bella chiacchierata. Noi Sì. ci vedevamo veramente molto spesso prima, non so se ti Prima, ricordi. se mi ricordo, ancora la memoria è buona, ancora, poi magari Vabbè, tra un po' no, di tu tempo. diciamo che il tuo esordio in TV è stato con Striscia la Notizia. Sei Sì. stata una delle prime veline di Striscia la Notizia. Sì, era Con il il... Io non lo sapevo. settimo Quando anno. me l'ha detto lei che ci siamo messi a Settimo anno spulciare era. un po'. Guarda, ci abbiamo Da anche una foto lì, la stiamo prima vedendo lì di sopra. Sei Striscia, sì. Era il proprio settimo una bimba. anno, quella lì con le... che ancora Striscia usava i costumi un po' alla drive-in, che era un Sì. po', diciamo, la coda Carina, a me di piaceva. Però a me quella drive-in roba lì. piaceva. Tanti infatti mi dicono, no, ma hai fatto drive-in? Dico, sono anziana, ma non così anziana, perché drive-in è comunque un decennio prima. Sì. E, però, diciamo, la Sì, coda, guarda, infatti si l'estetica vede. di Però quel ti posso periodo lì. dire, era anche la velina aveva una caratteristica allora, no? Beh, Adesso diciamo che magari. la velina era quella che portava proprio la velina, La no? Infatti velina poi quella è portava la busta, stata. portava la notizia, Esatto. portava Adesso è un po' più E anonimo il aveva, pezzo. diciamo, sicuramente una fisicità importante, poi devi sapere un po' ballare, un po', Sì, è chiaro certo. che erano per tutti gli inizi, sono ancora adesso gli inizi per le ragazze, quindi a 20 anni sei un po' acerba anche dal punto di vista artistico, però c'era tutto anche uno studio sul costume, io mi ricordo, Sì. eravamo in Ah. tre, pensa che eravamo in tre, quindi forse è l'unica edizione in cui siamo state in tre. Senza Ah, capelli? i capelli, perché Che noi il abbiamo i microfono va capelli bene. che vanno sui capelli. Sì, i capelli che vanno sul microfono. E quindi eravamo, io non ero la più alta, la più formosa, ma non la più alta. Quindi anche i tacchi venivano studiati per avere La stessa un'altezza altezza. Ma dai. simile. Sì. Quindi avevo il tacco più alto, poi c'era quella che aveva quella Diciamo che media e quella. allora era un po' più studiata anche la parte della donna in TV, Beh, intesa anche come quei velina, costumi che come. sembrano fatti così, questi erano fatti da una costumista storica, fatti a mano, comunque c'era un C'era un lavoro lavoro importante importante dietro. dietro, sì. Un po' come un po' il bagaglino, no? Beh, Dava un po' l'idea. perché sì, è Sì, vero vero. che era Vero. una televisione considerata pop, no? Questo termine molto. Però c'era tanto lavoro.
C'era tanto, che tanto scherzi. Lavoro. Anche per i farti. C'erano i ruoli ben definiti di ognuno. Adesso tanti ruoli sono stati messi un po' da parte. Lo stylist, no? Che in realtà va a scegliere i negozi degli altri. Sì, nel negozio prende la marchetta. Vabbè, è vero. È vero, un po' così, no? Stylist. Ma no, va bene, per carità. Però ecco, lì la stilista era quella che ti prendeva le misure, che sapeva anche cucire, che aveva sarte, 10, infatti 15. Anna Mode faceva un sacco di... televisione, mi ricordo, mi raccontava la meravigliosa, no? Che con quella è un'arte pure, che scherzo. Quindi è iniziato proprio in quel periodo lì, e poi piano piano un po' di cose, noi ci siamo incontrate a una delle edizioni più belle hai fatto di Buona Domenica, sì, si può dire sì. Con Claudio Lippi, chi c'era? Laura Freddi, Roberta Capua, che è stata un po' di anni anche tu, sì. E quindi abbiamo fatto varie E io avevo un rapporto bellissimo con la tua mamma. Sì, perché mia mamma mi ha sempre seguito. Sempre seguito. Era sempre è vero, fila. Pure quando noi abbiamo fatto teatro insieme, una donna, pure il papà, due persone fa, io me le ricordo con un affetto. Mia mamma a un certo punto si sedeva sempre più vicino. Sì, alla fine stava in prima fila, era diventata praticamente quella che portava gli, come si chiamano quelli degli applausi? Sì. Lei faceva così. Lei stava bene, stava lì, guardava, consigliava. Però ci teneva tanto, mi ricordo, sì, ci teneva anche ai capelli, come guarda, Fanny, mettili, cioè era proprio presente. Sono stati presenti i miei, devo dire, tuttora, adesso ovviamente sono un po' anzianotti, sono presenti con la nipote, però diciamo che sono stati attenti ma discreti anche, non erano genitori comunque troppo impiccioni, okay, no? invadenti. E quindi hanno trovato la misura giusta, altrimenti non avrei portato così tanto in con me, ecco. Quindi poi sai quanto è difficile avere anche delle persone di fiducia. Ma che schifo, in soprattutto quando lì hai il momento up, è ancora più difficile, e tu ne sai qualcosa. Sì, sì, allora e allora sei sempre contornata da migliaia di avvoltoi. Alla fine un genitore che ha voglia, che ha il tempo anche di seguirti, di consigliarti, non è una fortuna, una cosa è una immensa, non è una cosa così immensa. Male, capisci? Quindi immensa. Stiamo vedendo qualche Beh, foto tua, 30 anni di teatro quindi... e cinema, anche musical in teatro, hai fatto un sacco di cose tu, Fanny. Sì, ho fatto un sacco di cose, anche se molte volte la memoria per me anche, ma soprattutto per gli altri, è piuttosto corta, perché uno tende sempre a vedere... Sì. No, quello che l'ha colpito di più, come il caso sì, di Ostrich, sì, il caso vabbè, tuo, perché la TV, diciamo che la TV uno, poi di quell'epoca, no, che comunque dava questi. A me ancora mi si ricordano solo uomini e donne, io non ho fatto nient'altro, lo sai. Io il nulla cosmico, io ho fatto solo quello. Non hai fatto neanche figli, non hai avuto no, neanche niente, la famiglia, nulla. E quindi diciamo non sei neanche no, cresciuta, fantastico, no, ti sei fermata anni, con l'età. Io ho 24 anni e sono qui, adesso parte la musica allo stacchetto. Quindi questa delle volte è cosa della memoria, è un po' perché i lavori a volte durano magari un anno, due, a volte durano 6 mesi, a volte durano un mese, no? E dopo un mese non è che voglio rispiegare quello che era successo, sì. Cioè come se non avessi fatto, come se... È vero, però poi quando vai... noi non siamo a media... Sì, ma io stavo lì veramente 100 anni fa, ecco. Sì, 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 però poi quando vai a vedere, quando vai a leggere quello che un artista ha fatto qua, ti vediamo in teatro... Sì, sì, cioè, però veramente il curriculum è un curriculum importante. Sto lasciando il suo profilo Instagram, per chi ascolta. Vai. Qui vediamo in teatro... Ah, e vedi? Poi, ok. Qui che spettacolo, era un musical, quello no? Era giusto? Portami tante rose okay. Dove facevo la coprotagonista con Valeria Valeri, che vabbè, è mancata pure lei, centenaria, mamma voglio dire, no? Capisci. Però mostro lei è un mostro di bravura, mamma. Io facevo la soubrette, diciamo, giovane, vedi. Poi c'era un Paolo Ruffini che ancora non era esploso, vedi. E poi tanti ragazzi di amici. Di amici, lui perché era un musical, insomma, dove si ballava e si cantava anche. Però ecco, è sempre una sorpresa quando io dico no, perché davvero? No, ma come mai? Ma, sì, sì, perché uno. Guarda, ero molto indecisa, se metterla, perché. Io ho sempre un senso del pudore nei confronti di chi mi ha dato tanto, no? E
E quindi anche il rispetto, no, di quello che possa pensare. Stiamo anche vedendo la gente, una foto di Maurizio Costanzo con un bambino. Con la tua piccolina, no? Sì, sì, e ci ho pensato. Poi devo dire che sono andata a vedere, non avevo una foto con Costanzo. Io pure. Delle mie. E pure tu che nessuna. Sei stata quante. Nessuna foto con cioè, Maurizio. Lì non avete. Non abbiamo fatto. No, perché magari te le hanno fatte i fotografi di scena lì, ma chi va a sapere dove stanno queste foto? Io non avevo una. Io ho messo una foto sua. Poi, che mi sono ricordata che fino a quando Carlo adesso ne ha 9, quindi fino a 2 anni fa, poi col Covid lui aveva un po' di difficoltà di incontrare le persone, certo. Quindi fare il tampone, insomma era un po' sì. Diciamo tutto molto difficile, allora mi scocciava portare la bambina. Però ho sempre detto, caro, guarda, ti voglio fare respirare un po' di aria importante. E la storia della televisione. La storia. E poi ho detto, quando sarai grande, l'hai portata lì? L'ho portata 2 o 3 volte, lei girava, il gatto, guardava. Sì. Ma proprio nel suo studio? Sì, sì, ma... nel suo studio. Poi io pure sono stata, mi ha regalato la tartarughina. La tartarughina. E quindi ho detto, caro, mi piacerebbe, l'ho portata nei vari, cioè tipo ogni ecco, anno. Ecco, la cresciuta, guarda quanto è bella. Stiamo vedendo una foto. Avevo un appuntamento più o meno all'anno, no? Per cercare di mantenere il contatto. Io sono sempre molti non riconoscono la gratitudine. Io invece penso che la gratitudine sia un valore sia certo. Anche la storia, la nostra storia. Cioè, è io vero, devo dire grazie. A volte ho dovuto anche, diciamo, ripararmi agli attacchi, però tante volte sono state anche aiutata. E poi lui, insomma, voglio dire, lui ne dava tante. Ci ha dato ma tanto. Lui è veramente, gli dicono di solito che lui era comunque un po' burbero, una persona molto difficile. Io devo dire, pensa come sono ritornata, perché io all'inizio, quando facevo Striscia, andavo spesso al Costanzo Show, poi sai, anche lì andavano le mode, piparapà, sì. Passava. Poi a un certo punto, un giorno, ero il 2003 e il 2004, che era il periodo proprio vostro, mi chiamano da Buona Domenica, io avevo prenotato una vacanza con il mio fidanzato in montagna. No, ma noi non andiamo, ci rovina la vacanza, no? Perché ovviamente noi ci andiamo, alta. E quindi io, tra l'altro, era qualche mese che ero un po' più ferma dal punto di vista televisivo, dico dai io vado, una litigata, non me la ricordo, infatti poi dopo un anno ci siamo lasciati, e io dico vabbè vado, meno male che sono andata. Perché meno poi male. Da lì, allora la televisione, lo share era non importante, importantissimo. Quindi veniva controllato ogni secondo, minuto, ogni il passaggio di quel personaggio, no? Come la linea si alzava, cresceva, si abbassava, quello che faceva. E quindi avevamo fatto l'algoritmo, algoritmo. Quindi abbiamo fatto questo talk, che c'era forse Meriana. Sì, c'era un po' di gente. Tutti, quelli che poi uscivano dalla casa del Grande Fratello, dei primi Grande Fratello. Allora... E poi hanno ridimensionato quel talk ed eravamo rimasti entre 4. Quindi lui, perché è vera questa cosa, che lui richiamava perché tu funzionavi, non è che richiamava. Certo. Perché... Sì, però devo dire anche che Maurizio e Maria, proprio insieme, loro avevano un intuito particolare. Cioè, avevano proprio un intuito sulla persona, loro ti guardavano e dicevano questo. Cioè loro e tutte le chiacchiere che sono state costruite intorno a chi non ha vissuto veramente è vero assolutamente non lo può sapere, perché vabbè stai lì perché ormai è di moda dire fai quello perché quell'altro che stai andato lì è vero, la gente parla solo di può sapere. Gratitudine intesa proprio come gratitudine perché qualcuno ha creduto in te. Esatto, poi voglio dire, è chiaro che qualcuno ti deve dare anche l'occasione, no? Certo, per dimostrare quello che sai fare, no? Come fai a farti notare? Sicuramente lui poi rispetto ad altri mi ha dato l'occasione di misurarmi in aspetti diversi, e questo ancora maggiormente la gratitudine, perché lui andava un po' oltre, no? Ti metteva un po' alla prova soltanto. Sì, perché lui era anche, produceva anche a teatro. Anche i film, noi ci ha fatto fare un film. Pure io c'ero, mi ricordo le fan che le roulotte venivano. Cioè, che per me era il sogno
Il sogno, il sogno, mo faccio Fioretta Mari. Mamma mia, io non il faccio sogno. Più il sogno, era il sogno. Immagino andare al cinema, la prima del tuo film, vedere scritto il nome, cioè un'emozione. No. Che poi devo dire che comunque c'era attori anche, come si chiama lui? Sì, c'era... Aiutami, quello piccolino, cioè, bravo. Come basso, si chiama? Basso, come si chiama? Troppo Belli. Ah, troppo Belli. Il film si chiama Troppo Belli. E chi adesso c'era? Adesso viene... guarda, se mi trovi la locandina, mi trovi gli attori. Gli attori sì, che problema sì, c'è, la puoi mettere. Certo. Sono tutti. Io sono rimasta è stata anche là. Quella una bella esperienza. Cioè, quella è stata una bella esperienza, sempre grazie a lui. Certo. Cioè, sempre Maurizio. Maurizio e Maria. Io invece tanto che non... tanti anni che non l'ho più visto. Sì, perché poi lui, secondo me, è un po'... Vabbè, mo non lo puoi più vedere. Peccato, no, non lo posso più vedere. Ecco, va bene, però non c'è, regia di Ugo Fabrizio altri nomi. No, però ti volevo vedere gli attori. Metti dove si possono vedere gli attori, che adesso con Fanny c'è rimasto un attimo qui in canna, un attimo il nome di Ugo. Perché lui era un attore veramente... Non c'è. Samuele, sei lento però. Ernest Mayeux? Vedi. Poi chi c'era? C'era anche la signora di una certa età che era... Brava, molto brava, molto un'altra brava. Attrice molto brava. Mamma beh, comunque mia, hanno... Comunque io la memoria proprio... E io anche. Mamma mia, con i nomi. Dicono che... una forma di dislessia, non lo so. No. I nomi proprio... Speriamo nomi... che sia la dislessia, che non sia qualcos'altro. Ah, quindi quando hai i nomi è la dislessia. Speriamo. E allora sono dislessica. Sei dislessica? Ma... E mo con chi parlo? Vabbè, dai. Con vabbè. Noi che siamo dislessiche pure uguale, noi, vedi? Possiamo parlare tra di noi. Facciamo un gruppo. Diciamo, lui vabbè, è un bel periodo della nostra vita, sì. Della tua vita. Mm-hmm. Ci ha accompagnato per... Vediamo. Non c'è. Ah, perché il periodo di Striscia c'era Leo Gullotta. Chi è Leo Gullotta? Quello no, sono, no, c'era la signora Coriandoli. Signora Coriandoli è ritornata un po' adesso con sì, Fabio. Sì, è vero, ogni tanto Fazio, va. Tornata un po' Bastano, che aveva fatto pure lui prima... come si chiama? Sì, qualche reality. Trevin, qualcosa pure genere. Lui era uno dei personaggi di Trevin. Perché sì. Ricci, anche lui... tende poi a lavorare, a ripescare. Sì. Uno che ha un occhio anche lui molto particolare. È vero, Antonio Ricci. Che bella, Fanny. Stiamo vedendo una foto di Fanny, devo dire. Della pietra. Oh! Ragazzi, cioè, mi pesano in testa. Ma l'età della scherzando. Pietra? Ma perché adesso ti sei vista? Sì, ti guardi allo specchio, bella certo, mia. Ma guarda che qui più andiamo avanti noi. Più miglioriamo. Esatto. Senti, che Fanny, ma tu che pizza ti senti? Che tipo di pizza ti senti? Allora, che intanto, sei? Ti piace la pizza? Intanto? Mi piace quella sottile, ecco. La romana, diciamo. Aspetta, fammi controllare. Poi, in realtà, io non so che va di moda, ma non è una moda, giuro. Sono celiaca, quindi la pizza. Però fanno delle pizze. Ma... lei che controlla. Ok, poi? No, l'ho richiuso. Poi, non è poi dici qualche altra cosa? Ti posso dare solo la mortadella. La pizza è stata la componente, non dico quotidiana, durante la mia gravidanza. Io avevo solo quelle di pizza. Voglia di pizza. Buona. Quando arrivi la domenica, no, che ti fai portare la pizza a casa. Bella. La pizza margherita, quindi. Margherita. Ma comunque mo c'è un sacco di pizza per celiaci. Sì, hai voglia. Pieno. Quindi pieno. Sei un'abitudinaria? Sì. Non ti piace troppo per lustrare... No. Margherita con le melanzane, la bufa, queste cose. No, bufala un po'. La bufala, lei pesante. Però non ha lattosio. Vabbè, allora. Però non ha lattosio, non ragazzi. Perché la bufala non è lattosio? Sembra latte, no? Vai a vedere, Samuele, perché la bufala non è lattosio. Perché la bufala non è lattosio? Perché a me la nutrizionista mi ha detto. Ma la nutrizionista di Sezio di Roma. E anche il grana non ha lattosio. Anche il parmigiano reggiano, se è... Però deve essere stagionato più di 30 mesi. Esatto. Non è ma perché dove va? Il lattosio va via. Evapora. Scappa. Vabbè, dobbiamo il lattosio ecco, dai risultati di molti studi è emerso infatti che la mozzarella di bufala presenta un limitato contenuto di sale, fonte di proteine e soprattutto ha un contenuto di lattosio molto basso. Tra 0,2 vedi, tu potresti leggere lactose Wikipedia. Free. Guarda, il che rende un alimento non lactose free, ma in dosi moderate consumabile anche dagli intolleranti al lattosio. Esatto. Ora prova a leggerlo da vicino. Abbiamo... Ora prova a leggerlo da vicino.
No, perché da lontano te la sei cavata abbastanza bene. Perché da vicino non vedo. È solo da lontano vedo. Io neanche da lontano. Io da vicino ho bisogno. Io sono miopia astigmatica e di Foggia. Quindi, è di Foggia, quindi. Ma invece che rapporto hai con gli uomini? Andiamo, raga, me ne vado pure io, dai. Oddio. Olanka. Dai. Olanka. Bene, va bene, la pizza no, gli uomini la no, pizza raga, no, neanche gli uomini, no, quindi rimaniamo io e questa povera gagnola. L'ho presa femmina per, proprio per questo mia. Motivo. Intanto bisogna avere un po' di fortuna, ecco. Anche lì, no? Perché gli uomini buoni sono pochi, quindi cioè, quando una cosa è rara... Proprio pochi, quando, cioè sono tipo i diamanti quelli che esatto. si trovano... Quando lì. È raro capisci che poi a un certo punto la domanda è alta... l'offerta poi diventa complicata, infatti, capito? Infatti qui noi abbiamo delle piccole freddure. Ecco. Tipo, dovremmo smetterla di fare battute sugli uomini perché non si scherza mai sui meno fortunati. Vabbè, dai, comunque, dopo brava, questo. E quindi no, complicata, quindi, veramente niente. Complicata la faccenda, che vi devo dire? Fidanzato, niente fidanzato. Un uscitino, un tromba amico. Vabbè, un'uscitina. Che ecco, cavolo, Fanny, dai. Anche, però è complicata, diciamo, se tu mi vuoi disegnare, no, un'idea di famiglia, di convivenza, al momento non c'è, è complicato. È complicato. E qual è il tuo uomo ideale? Ecco, come sarebbe? Qual è una cosa che deve si sta alzando, avere per guarda, si sta alzando e se ne sta andando. Guarda, sto a vedere. No! Chiudete la porta perché sennò fa. Allora, il problema è che io ho troppi biscotti al mulino bianco mangiato, capisci? Lei, lei ha due genitori fantastici che si amano ancora. Ha un esempio di famiglia. Bevi, ti do un po' d'acqua così sì, ti perché bevi. Qua ti sei agitata, mi ha fatto agitare. Capisci, mi ha fatto agitare. Non vorrei dirti, tuo nipote è andato a chiudere la porta, aveva paura che non fa uscire Fanny. Esatto. Non ha capito, Davide, che era una battuta. Benissimo. Dai. No, è veramente, andiamo zia, bene. Ma non al mulino bianco, però okay. Una volta l'idea... veramente della famiglia unita, dell'uomo principe che arriva. Ti salva, col cavallo ti prende bianco, per mano e dice: vieni con me, adesso ci penso io a te. Ecco, poi a un certo punto mio padre: no, mi raccomando, devi essere autonoma, indipendente, perché la do. E quindi giustamente inizia a fare, no, la tua strada in autonomia. No, quindi no. Mi raccomando, non farti schiacciare dagli uomini. Beh, perché però anche questo è una giusto, cosa corretta. Perché, perché se adesso guardi indietro, dici meno male. Meno male che papà mi ha insegnato questo. Esatto. Perché mi raccomando, tu devi sempre avere la tua casa, le tue cose, perché almeno... No, nessuno non devi... te la può toccare. No, poi, e poi sei costretta a dipendere passare, da no, dipende, sì, no. Sì. E così dico, ma non state mica che mi ha portato male. Cioè, no, scherzo. Ti ha reso forte, Fanny. Dai, ti ha reso forte. Io credo che, a parte gli scherzi, è una verità. Poi c'è poca, adesso faccio un discorso più serio, magari si annoiano, però no. C'è poca educazione in questo senso. Siamo poco abituati ad amare, a voler bene. Ci stanchiamo troppo facilmente. Non so se è colpa dei genitori, adesso sono genitore anch'io, quindi non so dirti se è colpa di chi ti educa oppure di quello che c'è fuori. Oppure è cambiato un po' tutto, diciamo, però. Io, è vero che ci sono più mezzi, c'è più televisione, c'è più tutto, quindi adesso si conoscono di più anche le cose brutte, no? Come l'ultimo delitto, eccetera, eccetera. Sì. Però di amori malati... Io, mamma mia, ragazzi. Ma ne sento a bizzeffe, l'ho avuto pure io un amore malato. Sì? Allora, queste sono cose da cui dovremmo imparare a difenderci, a riconoscerle subito, a scappare prima che veramente sia troppo tardi. Queste sono le preoccupazioni. Io che ho due figli maschi, è proprio quello che cerco di fare, cioè di educarli... ad amare la donna in un certo modo, a rispettarla. No? Adesso io bisogna vedere cosa è, però io ti dico, io per esempio che l'ho vissuto sulla mia pelle, un amore malato, e poi ti rendi conto che non ci puoi fare, devi solo scappare, devi solo andarsene, devi solo fuggire, e fuggire prima che non sia successo, diciamo, la cosa veramente brutta, cioè, e grave, quando qualcuno ha scritto, dovreste insegnare alle vostre figlie
a difendersi, no? Credo sia giusto, no? Perché qualcuno ha criticato questa cosa, hanno detto no, dovete insegnare agli uomini come comportarsi con le donne. È vero, no, entrambe le cose sono importanti. Entrambe, perché molte volte alcune donne, io ho visto che mi istigano, cioè proprio, non sto dicendo che per l'amor di Dio, però molte volte è come se si non quello che succede, per l'amor di Dio. No, però, ho capito quello che vuoi dire. No. Il problema è sempre la malattia, sì, perché oltre a un certo voglio limite, vedere no? lui dove arriva. Cioè, come quando sgridi un figlio o una figlia, lo sgridi a volte in maniera eccessiva. Certo. Una volta lo so. Ti vorrei. Poi dopo, mamma, ti trasformi. E vabbè, ho capito. Cioè, quel momento mi hai fatto incazzare. Non è anche quello, no. Però diciamo che nei rapporti poi madre e figlia c'è a volte, no? Perché sono quotidiani, certo. Comunque uno si occupa tutti i giorni dal calzino, no? Certo. Ai denti, alla scelta della scuola, del ballo, del calcio, dei compiti, di tutto quello che è. Allora, mi piacerebbe... mantenere sempre quella calma perfetta, la plomb. Ma invece ogni tanto mi esce Shrek, mi metto la tuta verde e mi esce Shrek, ma proprio in presenza. A tutte noi. Cioè, pensi che secondo me per strada ogni tanto hai delle scie verdi, persone con le ali che volano, madri con le ali che volano. Allora io dico, oddio, forse ho esagerato oggi, mamma. Sei un'altra persona, cioè, capisci? Quindi mi sento proprio male. È il lavoro più difficile. Ecco, altro che buona domenica. Esatto. Che è il lavoro più difficile, perché tu crei gli uomini e le donne del domani. Veramente un lavoro. Però devo dire che, ecco, io ho una figlia femmina e sono preoccupata se devo pensare a lei per un futuro sentimentale, sereno. Sei preoccupata, è normale. Perché poi... nei rapporti è ovvio, no, che ci sono sempre dei compromessi, quindi è normale che nella perfezione non esista, tutto dei discorsi così, però non è facile, devo dire, quindi quando mi fanno questa domanda non quando è facile. Poi cominciano ad avvicinarsi all'adolescenza, no? Noi siamo in preadolescenza adesso, in questo momento. Certo. Io ho la preadolescenza in casa e figlia fantastica. Mia, fantastica, guarda, è tipo altro che Shrek. Sì, no, è le veramente... immagini, poi adesso hanno mille stimoli, diventano grandi prima del tempo, sanno già tutto, cioè quindi... Potremmo fare un ritorno al passato, non si può fare, tipo ritorno al futuro, non c'è una... No. Un ritorno al passato. Solo quando ti devono dire, lei, me la ricordo, tu facevi driving, no, almeno lo sbagliate, dico io. Almeno lo sbagliate. Almeno dite una cosa giusta, cioè, figlia mia, sono passati 20 anni, no, di me, 30, no, a me, dico, però, 30. No, a me 30, no, però 2003, no, 20. No, tu 20, io quando faccio striscia, vabbè, 30. Tu di buona domenica, sono passati 20, scusa, è vero. Quindi che supereroe si sente, Fanny Caddeo? Sei una supereroina? Dai, sì. No, io devo dire che... un super cattivo, se ti piace di più. Ah, cattivo? Va bene tutto. No, lei no, è una supereroina. Ma me... io amavo Wonder Woman, che poi è vero che è un'eroina, diciamo, storica... che salvava te. Diciamo che salvava, la terra dal male. No, non vorrei più salvare brava nessuno, perché sinceramente salvatevi anche salvatevi da soli. Venite però da me già salvati, già salvati, ecco, già no, su internet, no. Non come icona, no, come icona, brava, tanto come venite però, già salvati. Però, per esempio, allora, io sono comunque una mamma single che faccio tutto e già sola. Per me già, quello è essere un'eroina. Per quello diciamo, al di là dei nonni che comunque stanno invecchiando, quindi è chiaro che un conto 60, 70, un conto 80, no? Quindi per quanto possano dare una mano, non è una mano di quando avevano 60 anni, questo è logico. E quindi solo per questo mi sento... E poi anche... devo tenere in piedi un po' il lavoro, che adesso è un po' accantonato, ma insomma comunque non è che sono uscita, no? Dalla ci morte. Sei sempre, sei, diciamo, sempre. Con un piede dentro e un piede fuori. Quindi, ma solo fare il genitore per bene, se sei da solo, è comunque già una cosa da superare. Stai scherzando? Anche solo organizzare, no? Tipo, Carol fa danza tutti i giorni.
quindi qualcuno la deve andare a prendere, qualcuno la deve portare. Il pranzo, la cena, la cena. Anche nelle cose proprio banali. Le feste, banali. Stare dietro alle feste, i regali dei classi, dei bambini, i regali delle maestre, Madonna, quello, mia, a scuola. La fine della scuola, le recite, ballette, le recite, le musica. Le maestre, io voglio capire perché alle maestre bisogna fare il regalo. No, ti blocco. No, tu devi parlare con lei. Che lei fa il regalo al cuoco, al bidello, certo, al portiere. Il cuoco dà da mangiare a mia figlia. Se c'è il carabiniere, a fine volo, capito? È uguale. Se c'è il carabiniere che passa lì davanti la mattina e dice: lei è il carabiniere che passa tutte le mattine. Io faccio il regalo a tutti, ma con tutta la classe. Perché è giusto, perché la bidella, che mo non si può più chiamare bidella, era così dolce. Per me la parola bidella lei non è. Vuole, capisci? La parola bidella, a parte scherzo. Perché la parola bidella non si può dire più? Non che si può dire, lo sai come mi si arrabbiano le altre mamme? Ormai non si può dire e più. Come no, si chiama? Non si può dire più nulla. Operatrici. Operatrice. Operatrici. Ma era carina bidella, no? Ma già te la immaginavi, la bidella. Ma tu non hai capito quando io dico, ma mamma la bidella. Che... Mamma, non dire così. Non si, non si può dire. Ho detto, scusami, si può dire. Ma io lo vedevo ci così. Ci sono un sacco di parole che sono andate fuori. Popular opinion. La parola bidella era bella, lo spazzino era bello, perché non è che sono parole offensive. Ma sono infatti parole... è il lavoro. Che offensive? È il nominativo che io si dà alla persona. Io comunque la chiamo lo stesso la bidella. Non si può dire più nulla, va. No, io glielo dico uguale. Io dico guarda. Comunque a scuola di mio figlio le bidelle si fanno chiamare bidelle. Perché in Toscana, forse così. A Roma vedi? Poi alle scuole internazionali non c'è stato. No, c'è le mamme, c'è proprio no, è invisibile. Ci sono le mamme radical quanti... chic che capirai. Mamma mia. Che mo ho capito, lo sai che si chiamano i hai letto il libro della Francia, i sinistri? Mi ha fatto ridere a me. Ah, sì, sì, che ha ragione. Sì. Sinistra. Ha ragione. Ha detto una frase, cioè io non ho letto ancora il libro, però quello che ha detto. Però appartiene a realtà. Ma non ho niente, io non so. E racconta, ce lo dai? No, non l'ho ancora letto il libro, mo leggerò. Lei parlava di quella cosa che ha detto sulle persone di sinistra. Che dice che comunque tu fai tanto che vuoi fare quello di sinistra, non lo fai perché ci credi nella vera sinistra di un tempo. Che non c'è più. Aspettate. Lo fai perché? Perché i sinistri sono quelli che i genitori le hanno lasciato le case a Via del Corso, ma dentro non ospiterebbero mai una persona, oppure fanno finta che dormono nella dependanza, che loro spendono 15 euro invece di 500. Fare i finti poveri quando uno non si deve vergognare di niente. Che sta succedendo? State posto. Okay, Ale mi ha fatto paura quando fa no, così. No, non trovavo il telecomando, si spegne la e quindi io sono d'accordo, e quindi tu devi sapere ed è per questo che non vai a scuola, ed è per questo che non vai a fare i reality, perché non si può dire più niente. No, giusto? Ma io, a parte che ho 1500 allergie. Quindi già a un certo punto dice no, ma forse l'isola, no, non va bene perché sono allergica a quella, a quell'altro, poi alle medicinali, se mi punge una cosa potrei sentire male. Quindi già inizio a fare una scelta proprio legata alla salute alla tua. Salute. Certo. Cioè io tutte le volte, allora, una volta mi è stato fatto un'offerta importante, ma stavo facendo appunto quello spettacolo, che tra l'altro sì. È stato uno dei pochi spettacoli che... dove ho fatto tournée per 9 mesi, che buono, praticamente bello. Cioè, l'unico della vita, non capiterà mai più. Beh, 9 mesi di tournée, no, Lidia, adesso tu... non li fanno più. No, non li fanno io più. Ho fatto anche un anno con Pambieri e la coscienza di Zeno, però non esistono, non esistono più. Come non c'è più il capocomico. Non c'è io più il capocomico, esatto. Quindi l'unica volta che ho rifiutato un'offerta, diciamo, importante. Però avevo comunque... una tournée importante. Poi in realtà non mi è stato più offerto, e però ho anche evitato sempre di fare appuntamenti perché conosco il mio fisico. Allora, se devi andare in un reality, per esempio, come l'isola, che è anche un'esperienza, secondo me, io non ho contro nulla, anzi, però intanto deve avere fisicamente nessun tipo di problema che sia legato alle allergie, che beh, guarda, loro, che loro però si organizzano quello, abbastanza sì. Bene. Guarda. Stiamo vedendo questo sì, e la locandina con Gino Rivieccio. Io anche ho lavorato con lui, che carino. Io ho molta paura perché sono un'ipersensibile e iperreattiva pure con tante medicine. Quindi quando vado fuori dal mio equilibrio, beh, allora lì diciamo che è un po' rischioso. Ho dei problemi adesso, non è che poi uno conosce le proprie debolezze e sa, però io per esempio in gravidanza quando ho partorito mi hanno dovuto togliere tutto, cioè ho piccoli problemi che Che tu sai come gestirli in una condizione di
di tranquillità. Ma pure, per esempio, Pechino Express, che mi piace, mi creerebbe un po' d'ansia con le problematiche. Sì, anche a me, però, lo sai, anche perché comunque a me. Vai in paesi. Io pure sono come te. Non ci sono le stesse cose, e se hai un fisico che mal sopporta quel genere di cose, poi diventa difficile. Io allora, ti capisco. Lei la l'ansia, lei l'ansia. Noi volevamo fare insieme il provino. Noi volevamo fare Pechino, che carina come idea invece. Pechino è invece questo. Però vabbè, non c'è parte, non ci hanno voluto. Ma perché non sono italiani? Non sono di Pechino. Invece voi come coppia. Però io ho pensato, cioè, a me la cosa tu sei che stata bene lì, tu ti sei fatto lì. Io sono stata bene, sono dovuta andare via perché pesavo 37 kg, mi è venuto perché lì per tiroidismo. Ogni fisico, ci sono dei fisici che meglio sopportano alcune, ma è verità, alcune situazioni. Assolutamente sì. Cioè io, per esempio, sono allergica alla polvere, dici come vai a fare il teatro? Ma infatti nelle tournée importanti, verso la fine, tipo lì all'ottavo o al settimo mese, ho iniziato a prendere il cortisone. Ti sei preparata, ti sei preparata, certo. Mento lì, perché poi a un certo punto il fisico... Infatti anche Pechino, secondo me, è un'esperienza deve duretta. Sembra una battuta, ma devi avere un po' il fisico per fare sì, perché cose. Poi c'era qualcuno che... Io perdevo 4 kg a settimana. Niente. E c'era qualcuno che perdeva 500 grammi. Dico, tu stai qua con me. Ma non ho capito perché mangiamo io devo perdere 4 kg. Mangiamo uguale niente, appunto. Nulla, io perdo 4 kg tu 500. E quindi quando e quella persona io la prendo come un affronto questa cosa. Capisci? Tu infatti dovresti provare andare all'isola. Quindi il tuo fisico, se poi non stai bene, non riesci neanche a rendere cioè venire fuori per la persona, perché sei preoccupata di quello che c'è. Dovresti fare un reality più tranquillo. Più soft. Un po' più vabbè, tranquillo. Ce n'è solo uno. Che vabbè, no, poi? No. Poi non ce ne stanno più. No, poi... guarda, a me quello lì, l'isola mi divertirebbe, però mi fa paura da un punto di vista proprio di... Dovrebbero fare un reality sulle amiche, tipo, no? Non sarebbe invece sulle donne, sulle donne. La voglia, ecco. A fare reality anche per cambiare un po', per no? cambiare, e tipo com'era, hai visto? Simile, similare. Com'era quello lì della campagna, là? Ah, la fattoria? La fattoria. Okay. La campagna. La fattoria. La campagna. E noi facciamo invece e sai le campagne, in montagna. Una cosa del genere. In montagna. Ma così non rompete le scatole che c'è l'aria fresca. Guarda, montagna. Io anche sai che io scalate, la ferrate. Che vivono in un casale, che fanno lì a tipo allora, reality. Io montanara, tutta la vita faccio le ferrate, io faccio pure, quello pure che pure lo sapevo. Cammino pure io sono diventata montanara quando ho conosciuto la montagna d'estate, poi la vita. E questa che è venuta in montagna quest'anno mi ha fatto molto ma non ti piace la montagna? No, capace, la montagna non è per me. Allora io invece a parte l'unica che camminava i sassolini in testa, non è possibile, non è mi ha fatto vabbè, perché vedi poi uno trova non è per quello me con cui montagna. Più lega, ecco. Io per esempio sono nata al mare, però ho sempre sofferto di allergie e di asma, perché chi è allergico soffre anche di asma. Come? E il mare non mi faceva nulla, quindi il dottore, siccome non sono giovanissima, allora l'allergia non era proprio ben conosciuta. Non si sapeva proprio di queste allergie. Quindi mi diceva, deve cambiare aria. Quindi andavo sempre in montagna. Felice mio padre, che era uno iscritto al CAI, stato presidente del CAI, che camminava 20 ore al giorno, quindi lui super felice di camminare. E io sono stata la prima volta, avevo 6 anni, sono stata un mese, nelle famose colonie che allora andavano di moda. Ma pure un po' di nuovo. Sì, adesso ritornano un po', ma in una formula diversa, comunque sempre il concetto della colonia. Io avevo 6 anni, mi sono venute 2 volte a trovarmi, quindi immagino l'indipendenza mentale, no? Di stare... Senza telefono, senza nulla. E questi ci facevano camminare. E con mio padre, che era un camminatore, e ora è rimasto a 80 anni un camminatore... Seriale. E ho scoperto la montagna, perché poi la montagna è bella se fai delle cose un po' più impegnative, non fai solo la passeggiatina, inizi piano piano, ti fai la ferrata, ti fai quella diciamo un po' più difficile, quella con la pendenza un po' più... allora però non devi soffrire di vertigini. No, ma questa non cammina. No, lei non soffre di vertigini. Lei abita dentro Villa Borghese. Ah, no. Io vado a camminare qui con lo smog, salgo su casa che sono nera. Eppure no, sei una sportiva, no. Ma che sportiva, no, non fa niente. Quella è mia madre che mi ha dato la fortuna, ma io
ho difficoltà. Io se devo camminare, mi dispiace le scarpe. Sto scherzando. Però mi dispiace per me. Mi dispiace per lei stessa che deve camminare. Ragione, che... Uno compra le scarpe, prende una deve preservare. Le deve preservare. C'è una logica. Io al nutrizionista ho detto la stessa cosa. Sai quanto ho speso questa panza? Appunto. I ristoranti. Infatti basta, ricomincia a mangiare. C'è la pizza con la mortadella che non possiamo offrire a Fanny come facciamo di solito con i nostri ospiti. Fammene solo a guardarla. Buona. Fammene un po' a me, grazie. Comunque dobbiamo trovare la... comunque veramente? Dobbiamo ti do che successo. Dobbiamo trovare... No, la dobbiamo trovare una dobbiamo prendere anche della pizza per cedirci. Giusto. Pensato perché è la prima occasione che tu non ci pensi. Allora, vabbè, vedi, la colpa è sempre degli uomini. La colpa è degli uomini, quindi lasciamo stare. Vabbè, io la devo preparare. Vai, prepara che qua possiamo stare anche una giornata intera a chiacchierare perché siccome non ci incontriamo più al bar della scuola, ne approfittiamo, no? I bar della scuola, ragazzi, comunque. E lì che succede ai bar delle scuole? Che succede ai bar delle scuole? Che si prende il caffè, si chiacchiera, poi se si ha un pochino più confidenza tra mamma, hai visto quella, il maestro ha fatto. Hai visto la chat? Ma voi della maestra siete d'accordo con la maestra? Hai visto il messaggio che ha mandato? Comunque si è regolata. Secondo me siamo indietro col programma. Secondo me, allora, quelli di quella scuola stanno già alle divisioni. Noi è vero, non lo so. Beh, comunque il maestro non è tanto bravo, hai visto che ha detto così. Facciamo quello, mentre bevi il caffè. Le famose chat. Che a un certo punto tu sei perdi. Una da chat, sei una che tu scrive con le chat, mamme oppure no? All'improvviso leggi 350 messaggi su WhatsApp. Fortunatamente ho un'amica che mi chiama e dice: ti ricordi, no? Che domani dobbiamo dare la quota per, per i regali, ancora i regali di compleanno con le quote. Oddio, a un certo punto, capito? Qui fanno tutto con le quote. Scusa, devo consegnare alla regia. Allora. Va bene, ci sta, vai. Passo. Vai. No, non ci buono. Credo che se lo profumo, mangia. Passo. Ma io la faccio, io oggi. Oh mio Dio, sei andato dalla nutrizionista. Ho portato la controfigura. Scusa. La faccio mangiare alla controfigura. Grazie. Grazie. E quindi sì, è complicato. Quando ci sono questi comici che fanno queste parodie sulle chat delle mamme, fa ridere. No, fa ridere perché escono veramente... cose assurde. E poi siamo... e qualcuno... ti è mai capitato che qualcuno si è sbagliata? E ha scritto sulla chat delle mamme qualcosa che voleva scrivere che non poteva al marito scrivere. O all'amante addirittura. A noi è successo, cara Fanny, non ti dico in quale scuola perché io ne ho cambiate tante. Eccomi. E no, me lo devi dire. No, non posso, non posso proprio perché poi stanno ancora insieme. A noi è arrivato un video molto esplicito, meraviglioso. Un video nella chat della scuola? Veramente molto esplicito. Si è sbagliato chi, lui o lei? Lei capito. Hai capito? Quindi io non mando nulla, almeno mi sbaglio. Sì, perché magari uno con la fretta. Con la fretta, delle volte uno non ci vedo. Non ci vedo. Ci vedo da vicino, capito? Fa debito. Guarda che domani che alle 9 hanno la recita piuttosto. È vero, per le chat però sono... è complicato questo delle mamme. No. È io complicato un po' mollato. Io un po' mollato. Ci anzi, sono... ho mollato velocemente intanto le attività con tutti insieme. Eccola, presente. Cioè. Quella che non ha mollato è lei, io ho mollato. Anche le attività insieme? Io tutto faccio. Tutto. Insieme con le mamme della scuola? Tutto, lei tutto. No. Io lo ho mollato sai che io la prima mollare. Fanny, ti racconto una cosa. Io che devi dire? L'ho vista e l'ho sentita stamattina. È una settimana, è una settimana che io cerco di parlare con Livia. Non risponde al telefono, non risponde sta con le chat, sta con le madri, c'ha tipo 7 bambini a casa, si porta 7-8 bambini a casa. No, non c'è proprio. Io ma a me quando io miei... ho fatto questo sacrificio i primi anni. Brava, pure io. E poi a un certo punto ho capito che caro la danza le piaceva molto, le altre no, bello. Ciao, è stato molto bello e ho cercato, che sai perché tutte le mamme invece mie sappiate che io vi stimo, vi seguo. Ma noi pure le stimiamo, le mamme, le altre mamme le seguiamo e siamo contente. Però ogni tanto una palata, ognuno a casa sua, è importante. Bene. Adesso quando i miei figli fuori di scuola mi fanno, mamma posso? Io proprio la faccio, mi si trasferisce le ali e lui fa, no, andiamo.
capisce che è uguale, io uguale. Basta, non si no, va. No, perché politici, cose, mai. Poi allora fanno, non so, io mi ricordo i primi tempi, era più piccola, che andava a nuoto, chiacchierava, io così, sudata. Dentro quella piscina, capelli. Brava. Lei è piena di capelli, proprio, cioè, questa che chiacchierava e veniva sempre ripresa. A un certo punto ho detto, no, io basta. A nuoto con le mamme, con gli altri bambini, non ci vado più. No, ok. E come hai fatto poi? Non privato. Brava. Privato. Brava. Mezz'ora, mamma mia, tu sei come me, Fanny. Mezz'ora, brava. Mezz'ora in un orario in che non c'era tutto quel casino, brava. Il phone, perché poi, sai, caro, non è che sì, i capelli sì. uguali a me. Uguale a lei. Invece a lei le piace proprio quando c'è il casino. Piace chiacchierare. Oh, questa si ferma, cioè se tu cammini io e fai così. Due passi, lei si ferma a parlare pure con le... Non lo so, io invece evito io di parlare. Morta. Poi ho detto, va bene che sono madre. Appoggia, sono espansiva, così. Appoggia, siamo espansiva. Tu pensi che a volte i regali... I liguri no, i liguri un pezzo no. di pizza, beh, va, la mangio io per Fanny. Brava. Tu pensa che i regali a volte li davano a me perché dice... Alessandra, no, non ti preoccupare, ti ricordi i regali? No, io qualche volta, no, proprio per smazzare la fatica, dicevo, vabbè, ci penso io al regalo. Poi, una volta stavo in tournée a Napoli, a un certo punto stavo per andare in teatro alle 7, il giorno dopo sarei ritornata a Roma, che c'era il compleanno di quel bambino. Allora io, che ho detto, sì, lo prendo io, vabbè, per fare quella carina, che ogni tanto facevo qualcosa. Allora la mia amica... senti, ti sei ricordato il regalo? Quindi vai come una pazza. Dici, prima dello spettacolo, ditemi dove sta un negozio di giocattoli. Cioè, non si può fare sta cosa, capito? Io sono come perché te. Avevo detto che io carinamente avrei fatto quella. Quindi sono partita con la valigia e il paccone del regalo della classe. Dico, ma perché? Cioè... Brava, però io sono arrivata alla tua stessa conclusione. Ci arrivi, però, perché poi all'inizio è vero. All'inizio no, per risposta. Essere carina. Pure per... io ogni tanto no, ci penso io, poi dopo dico, ma chi l'ha fatto la mamma che devo andare a cercare il regalo, mo la taglia. È sì, vero, sì, poi ci sono pure quelle madri. No, perché allora si devi prendere quello. Sì, meno sì. male che c'è Amazon adesso. Sì, infatti facciamo tutto qui, famo, prima, Amazon, però io pure ho mollato. Ho proprio mollato, all'inizio ero molto più... A me piace andare al negozio, io non ci vado. No, ma a te piace proprio fare... Proprio... Devo parlare con il negoziante. Lei deve parlare con il negoziante, sì, 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 là, sì. proprio a parlare per strada. Tu devi fare via del corso, da qua a là. C'è qualcosa nei capelli, nel... Nel microfono. Ah, perché è andato infilato qua. Ok, fantastico. Insomma, Livia è proprio così. Vabbè. E invece noi abbiamo mollato. Brava Fanny, batti 5. Vai, batto il 5. 5. Che ignoranza. No. Mamme mollate. Mamme mollate, no, con tutto l'amore per con le mamme. Con tutto l'amore per le però mamme. Però poi diventava la complicazione. Cioè, sulla sì, complicazione. Sì, sì. Che lei non era distratta, l'altra bambina. No, cioè, no. Una fatica. No, è vero, però diventa troppo, anche troppo, no? Perché già comunque loro stanno a scuola tutto il giorno. Già, esatto, no, ma io mo ho mollato un pochino, sì, pure nuove. Io. Ho mollato pure lei, cioè, se c'è la figlia che se gli cambia scuola, penso che gli viene un infarto. No, ma forse gliela cambio scuola. Ma come fai? Devi prepararti dovrà fare la cena per ogni mamma che saluterà. Perché, esatto. E i regali alle mamme, papà e pure ai nonni. No, tu non hai capito, solo nella classe di Greta. La materna che io lascio, io sto già preparando un messaggio da scrivere di ringraziamento a tutte le mamme, perché nella materna di Greta meravigliosa. Ma che materna intendi? Asilo intendi, giusto? Materna, no, l'asilo, no, la materna, quella a metà, prima delle dopo la ok. Che sono strepitose. Le elementari, noi io ho trovato transition. Proprio il macello alle elementari. Per me le materne sono state bellissime. Beh, diciamo e che però nonostante siano un disastro lei comunque perché con le buone perché io adesso con i le miei lavoravano cattive, molto no. Io ho diciamo fatto caro al tardi, quindi mi sono anche concessa perché l'ho voluta fortemente, quindi ho anche faticato per averla, quindi ho accettato di rallentare perché sapevo che comunque quasi sicuramente avrei rallentato, ma era un, tra virgolette un sacrificio che ho fatto volentieri, ma nel certo, senso con che amore, comunque che il desiderio era, era così talmente grande. Alto, quindi anche con piacere ho partecipato, no? Però certo. Poi diventa... Si è andato posso a dire l'aggettivo per me? Faticoso. Faticoso, per sì. Per me è faticoso. Perché, è un lavoro, perché poi non poi dipende dai casi. Distoglie un po' anche da quelle che sono, no, poi... le attività dei bambini, i reali, cioè a me piace anche che
non ci siano delle fotocopie, no? Perché tutti a tennis, tutti sì, a calcio, sì, 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 tutti a danza, sì, sì, sì. Tutti, sì, magari i primissimi anni, perché brava, quando poi, sono piccoli, no, brava, brava. Per fare un po' di, ma poi no, voglio dire, perché a casa, ma... devo andare, no? Perché sì, 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 perché ed è ci una vanno cosa lui, ci va lui. Che mi ha sempre contraddistinto e spero, e sicuramente anche Caro sarà come me nel bene e nel male, l'unicità, no? Veramente, uno deve essere... unico, no? Cioè non devo copiare quel bambino, no, fare quella devi cosa fare... perché quel bambino no, no. Devi fa fare lui. Quello che ti va di fare, lo sport che ti piace fare. Infatti i miei figli fanno golf e beh, tanti gli dicono, ma non è, no. Ma non è uno sport. Ma come non è uno sport? Hai voglia? Hai voglia se non è uno sport? Non è uno sport, perché tra bambini, tra maschietti, sai? Beh, fanno il calcio. Il calcio, esiste solo il quindi calcio. Questi, questi ragazzini di oggi, questi ragazzini, bambini, ragazzi, che si vogliono avvicinare al mondo, per esempio, dello spettacolo, con la facilità che c'è oggi, perché oggi è facile, non è come... Guarda, è facile, però proprio perché è così facile, c'è una tale domanda. Allora, io dico sempre, allora, Carol, i primi anni ha vissuto a teatro con me, perché io ho fatto la tournée. Quindi la portavi con te? La portavo te. Sempre, soprattutto il fine settimana, era proprio il periodo di Gino Riveccio, ho fatto una tournée di un anno e mezzo. E Cara aveva 3, 4, 5, cioè quell'età lì. Che era anche facile gestirla. No? Esatto, perché tu magari andava a scuola fino al giovedì, mia madre se la prendeva, me la portava. Cioè, e Cara l'ha vissuta tanto, e ha vissuto tanto gli spettacoli a teatro, è una che ha sempre visto tanto teatro. Io forse inconsciamente gliel'hai trasmessa, gliel'ho un trasmesso, po' questa passione. E mi ricordo Sandra Milo che mi disse, guarda, questa bambina è particolarmente curiosa, tienela d'occhio, perché lei quando finivamo lo spettacolo, aveva 4 anni, 3 anni, 4 anni, così, andava, saliva, voleva vedere le scene, dove tu eri andato, voleva sapere... E io, Caro, vai a dormire, perché comunque... Mezzanotte. Dico, è mezzanotte. No, io ritorno anche domani. Dico, guarda che è la stessa replica. Stiamo vedendo quanto è diventata bella. E quindi lei, lei veniva, non so, una settimana. Lei per una settimana si vedeva la stessa replica tutte le sere. Ferma, muta. Quindi potremmo avere... una nuova... No, vabbè, io dico sempre adesso, al di là di quello, a secondo quello che lei mi chiede, nel senso, o comunque che io vedo in lei delle attitudini. Certo. E sinceramente, per esempio, quest'anno... A secondi le sue però attitudini. La fortuna, tra virgolette, è che magari io so dove devo portarla. Bravissima, ecco, tu la sai differenza già... è solo quella. E allora, invece siccome c'è tanta offerta, tanta domanda, c'è poca offerta, tanta domanda, allora io dico, Carol, allora diventa brava, che comunque diventare bravo, non so, per dire anche a cantare, cioè, domani c'hai una band, fai l'ingegnere, vuoi suonare, ti diverti, diventa una passione, chi se ne frega, però è una soddisfazione se lo sai fare bene, altrimenti poi, quindi da questo punto di vista... le sto insegnando il rigore e devo dire che lei è comunque una bambina da è femmina, poi le femmine sono un po' più, diciamo, di attitudine rigorosa. E lei che cosa rigorosa. Fa? Danza? Lei fa danza come accademia, quindi comunque con un impegno, diciamo, abbastanza rigoroso. Quello a Piramide? Là. No, fa all'Art Village da Cannito, sotto la direzione di Cannito, che loro hanno aperto. Vabbè, quindi danza classica. Danza classica, diciamo, come accademia. Una preparazione sì. di vita anche quella. Sì, sì, sì. Loro fanno 12 ore alla settimana, quindi 12. Lei fa 3 ore, un'ora e mezza, 3 ore, 2 ore, 3 ore, 2 ore. Torna a casa alle 8 e mezza tutte le sere. Però se le piace... Però io infatti ho detto a lei, ho detto, guarda Caro, proviamo, perché se non ti piace, siccome quest'anno lei passava da un'altra scuola di danza, sempre fatto danza fin quando era piccola, se non ti piace proviamo un anno, se è pesante, certo. Voglio dire, no? Una prova, perché non è che io ho la palla magica. Ovvio. E ti dico, questo è... Però ti devo dire, vedi i bambini, vedi, come brava. Si vede, come un bambino, se è portato, se le piace o se gli piace, perché non soffre la stanchezza. Lei torna a casa ogni sera alle 8:30 col sorriso. Bravissima. Mangia. E allora, le piace, perché comunque altrimenti devo andare a danza, come fare i bambini. Però vedi, è anche importante che il genitore poi sia lì, no? Ad insegnarle che è giusto diventare brava, se vuoi fare una cosa la devi fare bene. Ma no, questo io che intanto, magari hanno i giovani adesso, siccome che non sanno le proprio dove andare a parare, devono servire, non no? sanno dove andare devono a... servire.
Io su di me ho pagato un prezzo iniziale, perché quando tu fai, adesso non c'è più questo tra virgolette problema nel bene e nel male, perché lo share non è così alto, per cui non vieni consacrato immediatamente. Sì. Allora, invece negli anni miei, cioè negli anni 90 così, venivi consacrato anche per una cosa artisticamente più sì. stupida, diciamo, sì, perché sì, comunque io, erano anni in cui... Figlia mia, guarda, io sono l'esempio, esatto, nel senso, no? No, bastava uno share che tu, voglio dire, diventavi l'icona, eccetera, sì. eccetera. Poi erano anche altre mode, c'era l'opulenza, quindi la donna un po' formosa, sì. la tetta nuda, che ne so, la, il max, era piuttosto il tempo che dei calendari, dei no? calendari. Sì, quindi c'era questo tipo di... Che tu l'hai fatto? Che ve ricordi. Aspetta, 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 ma Fanny, tu hai fatto sì, il calendario sì, max? Ho fatto. Ma me lo devi veramente far vedere, si può vedere un attimo, possiamo far vedere? Ho fatto calendario, no, ho fatto una... Sì, un calendario, era un calendario max, ma era un'agenda quella che ho fatto io, un'altra... Non te l'ho portato, sempre nudo ovviamente. Capito. Io penso che guardavo Max e io lo trovavo un giornale strepitoso. E mi ha fotografato questo Coran Godley, che era anche nei fotografi internazionali. Lui era uno svizzero internazionale, no, non c'è qua, no, secondo me Max non c'è, perché queste sono foto sì più sexy, ma non... Perché vedi che era l'epoca della foto un po'... Questo è un altro calendario, però, che non era... quello che ho fatto per... Questo no. è su eBay, su questo vediamo quanto lo vendono. Ma, cioè, 25 sì, euro il calendario, Fanny, comunque... Oh, Fanny, cioè, un calendario del 94, 25 cioè, euro. E quindi stavo dicendo, c'era questo tipo di immagine qua, di ma a parte tutto. Era un'immagine molto anche sessuale. Mambo molto... italiano. Del mambo italiano proprio, è vero, la donna che ballava. No. E quindi diciamo, vengo da un'epoca in cui c'era questa roba qua. Però poi cosa succede? Che poi giustamente, essendo venuta fuori, giustamente dico no, ma comunque agli occhi di chi ha giudicato, nel venire fuori così prepotentemente su una roba più piccola, no? Sì, perché comunque sì. la velina di fatto, sì, facevi due sacchetti, ma non è che... E c'erano tante foto, dovevi sempre, ho dovuto poi sempre, diciamo, dimostrare che comunque so. Ero brava anche a parlare, anche a fare una cosa di sì, sì. Anche a discutere, anche. Allora quell'anche mi è un po' pesato, devo dire, con gli anni, perché alcune volte poi le possibilità non mi sono state date, perché c'era il pregiudizio di assolutamente base. Mentre per esempio Costanzo con te. No, però non è che io devo... Se io riesco a lei, che per caso volesse fare un'esperienza, ad eliminarli almeno il pregiudizio, sarebbe tanta roba. Assolutamente, cioè, sì. fa una cosa, è brava, è brava. È brava, è brava, brava, perché è brava, non perché, certo. Fine della storia, perché su di me è stato pesante. Lo so. Perché io, ovviamente, avendo 20 anni, non è che hai proprio, sei già quello che hai la palla magica e dici adesso faccio quello, poi... Ma no, poi devi fare esperienza, no? Poi ti ritrovi in quell'ambiente... Agenti sbagliati, che purtroppo vogliono solo... A me non facevano fare i provini proprio solo perché ero... Succhiana, ecco, e quindi, perché sai, anche lì ci vuole fortuna. Io non ho avuto questa fortuna di avere agenti... bravi a gestire tutti i piccoli passi che ho fatto, l'ho fatti io con una volontà di ferro proprio. Io mi ricordo un esempio, una volta faccio una conduzione di un programma su Rai 2, non faccio nome, non faccio. Allora a un certo punto c'era una ragazza che era alle prime armi, che tra l'altro era una che aveva fatto Ballando come insegnante, che però poi non è più stata, non è di quelle famose che conosciamo, okay, tipo Samantha, eccetera, che poi non è stata più richiamata. Però veramente lei a parlare aveva difficoltà, cioè era una messa lì, capita nella vita, di quelle. E volevano a tutti i costi che io facessi i pezzi con lei. E io a un certo punto ho detto no, sono stata 20 giorni ferma con la trasmissione, perché comunque io devo fare i pezzi con lei, per dire, in quel caso un bravo agente sarebbe intervenuta, quindi vorrei evitarle questo tipo di, se mai volesse fare questa cosa, questo tipo di pregiudizio. Poi avrà altre difficoltà, come vedi già nella scuola. Sì, lei ti stavo raccontando prima che lei normalmente viene messa davanti, perché ovviamente fa danza tutti i giorni, balla va bene, canto, certo. Fa workshop di recitazione, quindi comunque è una cosa che mastica con che più facilità. Che mastica da piccola poi. E le mamme hanno tutte
le scatole scrivendo. Ed è stata, diciamo, cancellata. C'è un film, adesso non ricordo il titolo. C'è un film molto carino su questo. Io sono una molto combattiva che si incazza. Io sono proprio brava, Angelica, cose, ma io a scuola. Che lei gli piace proprio sta mezzo. Io litigo proprio. Perché io, a me le cose ingiuste non piacciono. Ecco, allora, quando inizio dalla scuola, infatti io devo dire, sono rimasta un po' male, perché dico, se iniziamo già dalle elementari a subire una piccola ingiustizia... comunque, cosa, diciamo, vi stavo raccontando. La vita è vita, ma... all'elementare sono piccole, succedere, sì, ecco, sono piccole, questo, sono piccole. Però per dire, quindi ne avrà, ma ti faccio un altro esempio, è andata a danza i primi giorni e c'erano, sai, le famose bullette, tanto non facciamo nomi, per cui no, possiamo certo dire quello che vogliamo, e... A danza le bullette? È l'età di mia figlia, un anno di più, perché lei è entrata praticamente mezz'anno prima, perché lì entravano dal primo corso professionale dei 9 anni, lei ne aveva 8, diciamo 8 e mezzo. Piccole, quindi, eh? Sì, sì. Dopo 20 giorni le avevano rubato il tappetino, nascosto il tappetino, a un certo punto dicono, ragazzi, ci si dovrà abituare alla vita fuori, che sarà. Guarda, comunque in tutti gli ambienti sportivi, ti posso dire, succedono, io succedono di tutti. Quindi, siccome avrà a che fare nella vita con migliaia di ostacoli, quindi almeno tu dico, gli leverai la premura, se uno è bravo, almeno se quello non potrà dire le leverai niente, i pregiudizi, sì, almeno infatti. Cioè, impeccabile nel, dico, sceglierà una strada dove tu almeno sarei forte. Bravo. E dove nessuno ti infatti dire, quando, no? Infatti quando i miei figli fanno i tornei e a volte fanno delle tappe che non fanno altri, no? Dei luoghi che non fanno altri gli altri, a volte è capitato, perché tu non fai quello? Allora che vuol dire? Che tu è più facile? Ah, allora sei andato al campo lì che è più facile. Lì apposta. Allora mio marito gli dice sempre, che devo dire Fabrizio li segue tantissimo nello sport, gli dice, se tu vinci e sei bravo e ti alleni, non ti possono di niente, perché tu vinci al campo facile, vinci al campo quello difficile, che dico io ha ragione, se a un certo è proprio punto il concetto brava, di base, no? Sì, potrei non arrivare, ma nessuno ti potrà dire che non niente, sei bravo. Bravissima. E quindi tu ti tieni la tua nicchietta della tua bravura, cioè su dove tu, infatti adesso fa un po' tutte le discipline, poi vedremo più avanti quello che gli piacerà di più. Dico, se sei brava e ti impegni, nessuno te lo potrà togliere, perché comunque vedranno quella lì che è andata avanti a te anche a scuola, che fa bravissima questa cosa, però ha fatto una brutta figura, perché il maestro ha voluto accontentare una facendo una brutta figura, lui e lei. Cioè, comunque c'è un film carino su questa cosa, c'è un film carinissimo che non mi ricordo, una commedia americana, non mi ricordo il nome, proprio di queste mamme che erano sedute a vedere la recita di questi bambini. Che fa ridere. No, che si alzano. Però, mia figlia, sta dietro? Ah, si alza. Vieni più avanti, mettiti lì. E si alza l'altra madre, dice no, l'hai messa avanti. Allora, metto io. Cioè, praticamente le ragazzine erano tutte conto nella prima fila e le madri che litigavano tra di loro per chi tutti doveva stare io in prima fila. Io sono stata 3-4 giorni. Ed è questo praticamente. 3-4 giorni che non ci potevo credere. Cioè, per stare cosa avanti, tu te rendi cioè conto? Tu, io ho detto, siamo nel 2023, allora le recite, ovviamente non è che tutti i bambini fanno canto, è normale che le recite scolastiche sono recite scolastiche, cioè, perché come se dicessi a mia figlia, senti, vai a giocare a golf, che non è capace, cioè, non è capace, non è capace. Cioè. Ma no, ieri Daniel ha fatto il concerto di non sa suonare bene il sax, l'hanno messo dietro, che devo fare io? No, scusate, davanti. Lo dovete mettere qui, perché io devo fare le foto, devo ma vedere. Tu capisci? Daniel. Daniel, scusa, pensavo lì a voi. No, ma tu non capisci non è capace a suonarlo, che però, sì, dovremmo partire da questo concetto, certo, che ognuno fa quello che sa fuori. Però questa cosa mi ha fatto da una parte sorridere, dall'altra mi ha messo un'angoscia, diceva, cioè, la recita della scuola. Già 6 anni, io mi sarei cioè, già tu, 8 anni. Praticamente a metà maggio, che vuol dire che la recita era il 6 giugno, quindi vuol dire che tu da gennaio stai lavorando a quella recita. Tu cosa fai? Maestro. Beh, l'intelligenza, il maestro proprio ha dimostrato una capacità proprio di tenere la scuola, la classe. Proprio, cioè quello che il proprio polso, gestisce, bravo, no? Tenuto polso. Come un bambino. Io... Vabbè, vieni avanti. Perché le madri avranno, come dici tu, brontolato, perché mia figlia deve stare davanti. Comunque. E lui ha buttato all'aria una recita.
Comunque, un consiglio a tutte le mamme, ragazzi, un consiglio a tutte le mamme, state fuori. State fuori. Lasciate fare a scuola, state fuori, da, lontano dalle scuole. Livia, sì, sì, le mamme, lontano ma dalle scuole. Ma io? Livia, le mamme, video, lontano da, Livia, le mamme, lontano. Livia, lontana. Ma infatti sì. I video devono mandare delle recite, non devono neanche più invitare. Neanche i video, abbiamo mandato il video, c'è no, il video. Vabbè. Senti Fanny, chiudiamo con una risata storica. Prima io gli darei un pensierino. Che ah, pensierino, quello nostro, sì, sì. No, sì, ma sì, tu non gli volevi fare una domanda a Fanny? A chi? Gli volevi fare una domanda. Che qua siamo chiacchierati un po' proprio... Questo è un pensierino... Ah, che di bello. Capricci Store, oh, wow, azienda che ci sponsorizza, che con cui ecco, lavoriamo, collaboriamo, wow, ed è per te, vedi se ti piacciono, spero di sì. Wow, che bellezza, eh? Mi porti gli orecchini, mi piacciono molto. Sono sponsorizzati da una signora. Sono sponsorizzati da me, vabbè, che io appena appena conosco. Conosce poco. Sono nickel free, quindi oh, spero, wow, che tu non sia allergica. No. Che po- ah, ok, meno male. E sono pure senza lattosio e senza. Sì, non c'è il glutine. Sono gluten free. E gluten free. Fa vedere. Ho il pan free. Ho il pan free, tutto free. Guarda questo. Ah, che belli, guarda, vado, vado. Guarda come si spara le pose, vedi? Bella, bella, vabbè, mi devo sparare la posa, se no non si vede l'orecchino con i capelli. Ha ragione, ha ragione. Per forza devo alzare. Io poi mi stanno bene i cerchi. Mi piacciono, sì, mi piacciono. Avete azzeccato, hai vedi? Visto? Senza... Era studiato, era studiato. Era studiata. La seguo dagli anni 90. Capisci? Mica oggi. Dai, allora ti faccio questa domanda e ci facciamo due risate. Vai. Lo chiamiamo il momento della cacca. Ecco. O di cacca. Ah, di cacca o della cacca? Che sono due cose diverse. No, di cacca, di cacca. Secondo me perché della cacca... Della cacca. Guarda, è una cosa, di è un cacca momento no, proprio di io cacca. Io te la faccio questa io le faccio, la faccio a tutti quanti. Vai, vai, vai. Il momento più assurdo. Il posto. Il momento e il posto più assurdo in cui ti è scappato quella cosa. Quella ed cosa, è stato, la cacca. Ed è stato cosa, talmente imbarazzante, ma hai dovuto per forza. Raccontaci allora, una tua... Lo so che sono ripetitiva, però prima di scoprire la celiachia avevo questo problema. abbastanza pesante. E cosa succedeva? Che quando dovevo fare magari un lavoro, perché è chiaro che quando fai il lavoro sei un po' più tesa, ovvio, no? Questo capita a tutti gli umani. Come con quella, diciamo, problematica, la cosa diventava più difficile. Importante, difficile. Quindi mi è successo due episodi, che fortunatamente mi sono successi due episodi. Una volta stavo a Napoli, registravo 7 vite, ma non me lo posso dimenticare. Ti credo. E, allora, fortunatamente i miei spesso stavano con me. A un certo punto dico, scusate, devo andare al bagno. Quindi vado al bagno. Tra l'incavolatura, incazzatura si può dire, che sapevo che certo, avevo questo problema. Poi avrò bevuto il cappuccino che mamma avrà mia, fatto una cosa. Mamma mia, a un certo punto io vado, eravamo nella Rai di Napoli, quindi io vado di corsa sparata, poi ovviamente mi aspettavano, un attimino scusate, ma arrivo subito, vado. Col vado, sorriso ma dentro sì, c'avevi stavo per cacca, morire, cacca, stavo per morire, a un certo punto vado, mi accompagni, che mi sento male, lui poverino dietro accompagnare, eh? A un certo punto ho fatto un casino nel bagno, perché poi quando succedono queste cose purtroppo, passi ti devo ritornare, dai una mano te, per favore aiutami. No, ha pulito tutto la mia... Ma... E papà, vabbè. Povero, però. Non me lo posso dimenticare, guarda. Solo un padre. Solo un padre. Solo un padre. Ero già grande, cioè ero grande, parliamo di 15 anni fa. Però siccome mi hanno spesso accompagnato, e avevo e quel periodo lì, infatti io devo dire che ho scoperto la celiachia un mese dopo aver iniziato... Tutto il... Perché il padre ha detto, senti tesoro, per sì, andiamo a fare l'analisi. Fatto, chissà che ha detto, no, perché avevo fatto tutto, gastroscopie, colonoscopie, però non c'era questa attenzione verso la celiachia, sì, quindi diceva non c'è niente, non c'è, ma un po' di stress. Non c'è. Invece adesso sì, invece più adesso facile, la prima cosa che fanno è sì, fare sì, l'analisi del sangue, perché anche la gastroscopia deve andare in un certo, deve essere fatta in un certo sì, modo, prendere le vie intestinali di per sé, altrimenti non ti dice no, niente. Non ti dice nulla, sì. Allora, padre, mia figlia c'ha sto problema, la prego. La prego perché sennò mi tocca ogni volta pulire. Mi devo pulire, abbiate pietà. Ha raccontato la storia al dottore e il dottore si è messo nella coscienza. E capite, vabbè, magari potremmo fare un'analisi del sangue. E così l'ho scoperta dopo 8 anni
8 anni di questi episodi, no, così. Di questi episodi, no, però l'ultimo anno stavano diventando frequenti. Più pesanti. Perché ci si diventa? Cioè, non è che no, si allora, io forse sì, sono una multiallergica e quindi hai un'ipersensibilità. E quindi come un'attitudine, diciamo, o ci nasci oppure hai la predisposizione, la predisposizione che magari uno stress o qualsiasi mia altra figlia cosa è predisposta, e quindi forse, e quindi diciamo devi controllare poi i villi intestinali, perché i miei villi intestinali erano a metà, quindi voleva dire che io non ero fin, cioè, da bambina sicuramente. Però una cosa, dico, che il sintomo acquisito è quello, è la colica, no, cioè ti viene, sintomo, oh, dipende, sono vari sintomi, cioè, no, cioè chi ha anche la stitichezza, può essere la stitichezza, può essere il ferro, può essere che non crescono tanto i bambini. Mia figlia per esempio col latte ha avuto problemi, non cresceva, cioè è il cattivo assorbimento che, okay, crea problemi, capito? E tu gliel'hai fatto l'esame per la celiachia? Per la celiachia l'ho fatti, non è celiaca, però lei non può assolutamente neanche prendere le proteine del latte. E spesso io faccio una dieta anche senza glutine, perché ho visto che l'aiuta. Io ho provato ogni tanto, glielo tolgo ogni tanto, vario, però quando glielo tolgo il bagno diventa proprio fine. Invece no, invece mia figlia, ho visto che piccole cose di occhiaie, di brufoli, di cose così, piano piano sono scomparsi. No, nel latte era proprio, cioè stava male, aveva la tachicardia, aveva problemi importanti, invece non cresceva proprio. Cioè lei i primi 4 mesi non è cresciuta perché non ho allattata, davo il latte. Certo, il latte in polvere. Ho dovuto trovare un latte particolare, perché comunque le allergie un po' le trasmetti. Sì, come no. Purtroppo. Però trasmette anche delle cose più belle, no? Assolutamente, solo mica solo, cioè tua madre te l'ha trasmesso qualcosa di buono a te? Non so, cioè, che dici, Livia? Cioè mica trasmettiamo queste cose noiose, allergie, no, che ormai vanno tutte di moda. Io sono celiaco, io sì, sono vegano. Sì, io quando sono... vai ai pranzi, cioè, quanti celiaci? Comunque negli anni 80-90 ti chiamavi una cena, prendevi, che sono un salame, facevi una matriciana, mettevi tutti in tavola e così mangiavano. Ora, se chiami 5 persone a cena, sì, un indiaco, uno devi chiedere, uno, cioè, capito, bisogna, uno vuole solo il sushi, dice, uno vuole il tartare. Diciamo che adesso è un po' troppo anche, ecco. Però va bene, dai, ormai abbiamo una cucina multicolor. Possiamo no? fare tutto, abbiamo tutto e quindi evviva e il l'altro? Cibo. Uno è stato questo, tu hai detto due. Ah, due, un'altra cosa simile, sì, sempre in macchina mentre aspettavo. Mamma mia. Che purtroppo macchina, quando pure lei in macchina. In macchina a un certo punto. Mamma mia, cioè, fammi come ti capisco. Dovevo andare da casa mia ai Castelli, sempre per un evento, sempre col lavoro poi, perché evidentemente sì, un po' l'agitazione non ti prende, madonna. No. Sai quelle belle file del traffico romano? Che stai sull'Appia, poi a un certo punto ho detto fermatevi, perché sono dovuti fermare. Ma stavi con degli estranei? Sì, fermatevi, per strada. Con estranei? E certo, con la macchina. No. Le persone ormai la fanno per strada, non dentro la macchina. Io non ce l'ho fatta, io l'ho dovuta... lei lo sai che l'ha fatta. Per strada dove? Io? Penso in che macchina, lo so. Capito, ma ti sarai coperta? Cioè ti sei messa... Ho messo le due portiere... Però, senti, io cosa devo fare? Ma in macchina c'erano persone molto intime e strette o c'era no, anche... No, c'era questi autisti che ti portano... Gli NCC. Sì. Senti, no, quando uno ti scappa... No. Mi immagino quello con su WhatsApp, cosa ha scritto. Cioè, fanno i cadiamo in macchina. Ragazzi, sì, io già lo vedo. Vorrei sto vedere che fa, sta cagando. Sta cadendo sul raccordo, ragazzi. Non posso fare la foto, ma è fannica. Però siamo umani. Siamo esseri umani. Io non ce l'ho fatta più pure io. Scusa, tutti andiamo al bagno. Tutti mangiamo. Facciamo tutti le stesse cose. Ragazzi. Quando scappa. Però, anzi, che voglio dire, oggi ci sono tutte queste cose che uno può, no? Ma anzi che ti sei potuta fermare? No, certo. Cioè, che sei potuta... Cioè, sennò c'è chi non si può fermare. Ma io non stavo già ferma. Ma non potevo scendere dalla macchina. Ho dovuto prendere un lenzuolo del cane. Ma tu pensa a chi passava con le macchine e lei che stava cagando e invece sorrideva. Non mo. Ma sorrideva perché stava cagando. È terribile, guarda che è una cosa terribile. Amore, non ti è mai capitato a te? No, a me è terribile. Io sono stitica. Infatti... non cioè, ti capisco io sono la alla lunga. Non ti è mai capitata una cosa così?
Imbarazzante così? Ma no, tipo che sì, ho avuto delle coliche renali che sono svenuta. Le coliche renali è una cosa anche più grave. Però io sono svenuta nel teatro, che mi sono ritrovata nell'ambulanza. Ma forte. Sono svenuta nel bagno dell'Olimpico, teatro Olimpico. Perché bello poi a teatro. Bello, teatro importante. No, mi sono ritrovata con mia madre nell'ambulanza e ho fatto... Ma ho cagato, sono andata in bagno. E lui fa, no, signorina, veramente l'abbiamo presa lì. Oddio mio, che figuraccia! Io pensavo subito alla figuraccia. Ma l'hai fatta quel giorno? L'avevo fatta. Ah, beh, l'importante è quello. L'importante è che ti sei liberata. Avevi, qualche... dalla colica. E infatti io no. Ma non è che è incinta, mia madre, dimmi la verità. No, mamma, devo solo cagare. Te lo giuro. Capisci, sai quelle cose? Non ho avuto mai questo piacere io di svenire quando ero incinta. Hanno legato il fatto della colica al... Vabbè, perché tanto vabbè, quelli vedono una ragazza un po' così... affanculo, si può dire affanculo. In Calabria è stata una... Fanni bella, grazie. Grazie, siamo state bella, bene, una bella chiacchierata. Vediamoci più spesso. Più spesso, tanto abito pure vicino. Facciamo, pure vicino. Non so, yoga delle mamme insieme, pilates insieme, guarda, delle mamme. No, stiamo lanciando questo format nuovo. Quale? O chiediamo il format di al montagna. In montagna. Ah, beh, io dai, montagna già, dai. Montagna. Se volete che firmo il contratto, dai, lo firmo dai, ora, montagna, guarda. Dobbiamo fare un reality in montagna. Reality in montagna. Fanny, fatti baciare. Grazie, bene, Fanny, sei stata veramente un tesoro. E ci dobbiamo fare il selfie. Grazie, il selfie. Grazie. Un amore dammelo veramente. Vaso, dammelo vaso. Da. Un selfie? Chi lo fa il selfie? Tutti noi. Guarda, non hai capito. Questo è mio, che no, qui... no, il mio qual è? Pure il tuo, dove è il tuo? Dov'è il mio? Il mio sta nella borsa. Tanto te le mandiamo.